La giornata. Cosa c'è da sapere? Scoppia il caso Draghi-Grillo. Il premier, rivela il sociologo De Masi, vicino ai 5 Stelle, avrebbe chiesto la rimozione di Conte al fondatore del movimento. Palazzo Chigi smentisce dopo una giornata di polemica dura da parte dell'avvocato. Il premier lascia il vertice NATO di Madrid e torna a Roma. Oggi maggioranza riunita in CDM. È giovedì 30 giugno. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Innanzitutto vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate. Il caso scoppia mentre Mario Draghi è a Madrid per il vertice NATO. Lì si fa la rivoluzione dell'Alleanza Atlantica, entrano Helsinki e Stoccolma, ci si allarga a nord e si rinforza ad est. Viene adottato lo Strategic Concept 2022, che prevede un incremento di strutture e truppe in Europa a partire dalla Polonia e dalla Romania. In Italia arrivano 70 soldati americani, un sistema di difesa aerea. Non c'è rischio escalation, dice il Presidente del Consiglio. Peccato che Mosca avvisi subito, l'allargamento renderà l'Europa meno sicura. Ma comunque, mentre in Spagna si stringono mani e si danno pacche sulle spalle, qui si consuma l'ennesimo psicodramma grillino. La giornata è grave, il protagonista è ancora Giuseppe Conte. Io lo trovo sinceramente grave. Grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per formare un governo di unità nazionale, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono peraltro. Cosa ha fatto il premier tecnico, cioè proprio quel Mario Draghi che sta dicendo a Jens Stoltenberg, il segretario generale della NATO, se spenderemo di più in armamenti o no? Domenico De Masi, un po' sociologo, un po' psicologo per i vertici pentastellati, ufficialmente coordinatore scientifico della scuola di formazione del movimento, che prova a portare verso lì di progressisti in realtà. Prima in radio, a Un giorno da pecora, e poi al Fatto, ha raccontato che l'ex capo della BCE ha chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte, che il premier e il fondatore dei 5 Stelle si sentono spesso, si scrivono messaggi, Draghi gli spiega i provvedimenti del governo, insomma Grillo per lui è il referente dell'M5S, non il suo predecessore. L'elevato avrebbe anche detto: io e Draghi ci capiamo, siamo tutti e due dei nonni. E qui però, se omettiamo che so, la vita vissuta, lo sguardo accondiscendente verso i nipoti, si è capito solo lui. In ogni modo, quale sarebbe il punto centrale? Che Draghi avrebbe chiesto a Grillo di rimuovere Conte perché unfit, inadeguato. È troppo, è inaccettabile. L'avvocato denuncia ingerenze, sprezzante, definisce Draghi appunto un tecnico che indebitamente entra nella vita dei partiti, anche se il senso di responsabilità verso gli italiani, non verso Palazzo Chigi, impone a lui di continuare a sostenere il governo di chi lo ha sostituito. E Draghi da Madrid cosa dice? Non smentisce, non nega, provando a normalizzare, conferma. Ci siamo parlati con Conte poco fa, l'avevo cercato stamattina, mi ha richiamato lui, abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto. Tutto qui, Presidente, il governo non rischia quindi. No, il governo non rischia. Non rischia, non è proprio una passeggiata, perché in questa storia abbiamo già un presunto leader che è stato appena pugnalato con una scissione, quella di Luigi Di Maio, che se n'è andato con la sua 60ina di parlamentari e si è piazzato al centro con una sua formazione componibile, Insieme per il Futuro, ancora da adattare alla casa che troverà. Abbiamo un ex ma intramontabile capo politico che per rimettere le cose a posto scende a Roma, ingombrante con la sua attitudine a non lasciare sul tavolo le chiavi del portone. E abbiamo un attuale premier che nei fatti delegittima il presidente del movimento. Hai voglia a dire che per ora si rimane nel governo. Se continua così, considerate le minime percentuali delle amministrative, i 5 Stelle rischiano di sparire. E allora si pensa anche all'appoggio esterno. Poi si dice no, per adesso. Infine Conte sale al Quirinale e parla per un'ora con il presidente Mattarella.
E mentre l'ipotesi rimane però nell'aria, ecco che la tentazione viene anche alla Lega, innervosita dalle questioni di cui il Parlamento si trova a discutere, cannabis e cittadinanza dopo un ciclo scolastico, ovvero lo Ius Scholae. Tutto trema, tanto che il Premier decide di tornare velocemente a Roma, con un giorno di anticipo rispetto alla chiusura del summit di Madrid. Era già previsto, deve preparare l'importante Consiglio dei Ministri di oggi sulle bollette, è la versione ufficiale. Ma Grillo lascia la capitale senza incontrare la delegazione governativa e dice: cazzate su di me, Draghi, sono strumentalizzato. In contemporanea, fonti di Palazzo Chigi rilanciano: Draghi non ha mai chiesto a Grillo la rimozione di Conte. Da oggi, in qualche modo, il Premier dovrà rimuovere però i dubbi della sua evanescente maggioranza. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.